purtroppo finché la matematica non dice che Catanzaro è promosso non può essere normale, siamo un buon 90% dico su, anche perché adesso come adesso per i punti di vantaggio che abbiamo in classifica dobbiamo fare l'ultimo sacrificio domenica a Fonda, andare a Fonda e cercare di portare a casa la posta intera per poter festeggiare al ritorno una promozione storica con tutti questi tifosi che oggi sono stati non splendidi di più. Vuol dire che il gruppo, come ho già detto domenica scorsa, che è un gruppo eccezionale di bravi ragazzi, ragazzi che dal primo giorno hanno sempre dato l'anima e stanno continuando a farlo. Si è vista anche oggi nei momenti di difficoltà, a un certo punto dopo 10 minuti ho dovuto fare 3 cambi perché si sono fatti male in 3. Poi è entrato anche Bugatti, si è fatto male anche Bugatti. Ce n'erano parecchi che non stavano bene, però con dolore e sofferenza hanno continuato a correre in campo e hanno dato un contributo importante ai propri compagni per portare a casa questi 3 punti fondamentali. Poi credo che con l'aiuto del pubblico alla fine ci ha veramente dato quella spinta in più per poter battere l'Arzanese. Ma io sono del parere che se uno lavora serio, lavora per bene e assieme a noi lavorano tutti quelli che stanno attorno per bene, come quando sono critico con giornalisti o con collaboratori o anche con chi tifosi che arrivano qua davanti agli spogliatoi, ma quella è una cosa normale perché ce l'ho nel DNA, che io sono uno che se ci stanno delle regole vanno rispettate, è normale. Però io cerco di lavorare e di fare il bene sempre per il Catanzaro a 360 gradi. Credo che la cosa più bella è l'omaggio che ho avuto dei tifosi oggi in campo. Credo che lì era da parecchio che non sentivo un'emozione del genere. Fabiano, una sconfitta che ci può stare qui a Catanzaro o no? Ma per noi venire a giocare qui a Catanzaro e giocare contro il Catanzaro già è un'esperienza importante per i nostri giovani. Abbiamo giocato quasi alla pari, ma senza nulla togliere al Catanzaro, siamo venuti a fare la nostra partita con tanti giovani, penso che non abbiamo sfigurato. Abbiamo giocato contro un grande Catanzaro che questa piazza merita importanti palcoscenici. Già la C1 Lega Pro prima divisione, secondo me è una città come Catanzaro sta stretta. Giampà, un gol a coronamento di una grande partita, di una partita decisiva ai fini della promozione. Catanzaro quindi solo per la matematica non è da stasera promosso, ma manca solo un punto. Sì, siamo noi adesso gli artefici del nostro destino. Abbiamo fatto una buona gara dopo la vittoria con la Mezia, ci siamo confermati e siamo stati subito padroni del campo. Purtroppo magari abbiamo avuto un po' di paura gli ultimi 5 minuti quando ci hanno fatto quel gol, ma ho avuto la fortuna di fare il terzo, quindi la partita è chiusa, adesso manca poco, però fin quando la matematica non dice che siamo in C1 dobbiamo martellare come stiamo facendo. Il trionfo di Cozza portato e alzato da voi in cielo è la dimostrazione della bontà e della forza di un gruppo che ha lavorato sodo per arrivare a questo risultato. Vanno grossi meriti al mister e al presidente, perché hanno preso una società, non si sapeva che società dove giocava, perché questa squadra poteva fare anche l'interregionale, l'hanno costruita pezzo per pezzo da agosto fino a gennaio, quindi gli artefici sono loro, poi in campo i protagonisti siamo noi che andiamo in campo, hanno formato un grande gruppo e quindi questa è una cosa positiva per Catanzaro, finalmente abbiamo ridato la gioia ai catanzaresi che mancava da tanto tempo. Però ancora non c'è da festeggiare perché ancora manca questo punto, quindi manca 2 partite, dipende da noi e spero che festeggeremo al più presto.